Pronto soccorso, un accesso su 10 è causato dal grande caldo, torna a aumentare il numero dei pazienti. Scontro tra due moto sulla statale della Futa, due morti, uno viveva a Carmignano, grave frontale, anche a Bagnolo. Traffico, rumori e degrado in via del Ferro, i residenti chiedono una nuova viabilità di collegamento con Campi Bisenzio. Spari uditi in una palazzina, carabinieri intervengono e scoprono una serra di marijuana, un arresto. Il PD va all'attacco del governo sulle misure di contrasto alla povertà, la replica della parlamentare Mazzetti. A voi tutti buonasera. Gli effetti dell'ondata di caldo di questi giorni hanno avuto un impatto anche sugli accessi al pronto soccorso e tornano a aumentare più complessivamente i pazienti in ingresso. Il caldo stringe nella morsa dell'afa anche la provincia di Prato e gli accessi al pronto soccorso dovuti alle alte temperature non si fanno attendere. Circa il 10-15% dei casi che arrivano all'attenzione dei medici del Santo Stefano sono da ricondurre proprio al clima bollente di questi giorni. Diciamo che ci sono due gruppi di pazienti, da una parte i pazienti con fragilità, quindi gli anziani, le persone che hanno malattie croniche importanti, cardiopatici o di altro genere, che subiscono gli effetti proprio della temperatura e vanno incontro a disidratazione o a manifestazioni, complicanze magari infettive di patologie croniche. E poi ci sono quelli che invece all'aperto ci lavorano, ci si trovano per forza, diciamo, in questo caso anche qualche persona giovane può avere episodi acuti, l'ipotensione, la perdita di coscienza, eccetera, legata al caldo, e queste cose si vedono più o meno tutti i giorni. Al di là dei problemi legati al caldo, il pronto soccorso pratese sta vivendo al pari degli altri ospedali un graduale ritorno ai livelli di flussi pre-pandemia. 100.000 all'anno gli ingressi prima dell'era Covid, 80.000 lo scorso anno e si presume dalle proiezioni che potranno arrivare a quota 90.000 alla fine del 2023. In questo periodo gli accessi medi al giorno ammontano a 220-250. Abbiamo un progressivo graduale incremento in tutta la Toscana e forse in tutta Italia, che ci segnala che forse l'epoca Covid in cui il pronto soccorso o l'ospedale veniva visto come un luogo in cui meno ci si va e meglio è, piano piano sta passando. Noi prima del Covid, nel 2019, l'ultimo anno prima del Covid, a Prato facevamo intorno ai 102.000 accessi nell'arco dell'anno solare, che erano circa la seconda struttura di pronto soccorso della Toscana per accessi, subito dopo Careggi, quindi è chiaro che è abbastanza impegnativo. Ora quest'anno, se le proiezioni dell'affluenza del primo semestre si mantengono, finiremo vicino ai 90.000, quindi piano piano stiamo risalendo. Il pronto soccorso conta ad oggi 20 figure, necessiterebbe di ben 10 nuovi professionisti. Il reclutamento di medici su base volontaria in altri reparti dell'ospedale consente di affrontare in modo sufficientemente sereno l'estate e far fronte anche allo smaltimento delle ferie da parte del personale. Nessuna emergenza al momento neppure per i posti letto, 25 in media i ricoveri in area medica che trovano risposte in termini di spazi e posti letto. La cronaca, tragedia intorno alle 15 a Firenzuola, in provincia di Firenze, sulla statale della Futa. Due moto si sono scontrate frontalmente per cause da accertare in seguito all'impatto, che è stato particolarmente violento. Entrambi i motociclisti hanno perso la vita. Le vittime sono Andrea Vitiello, 50 anni, di Carmignano, e Michele Fedeli, 49 anni, di Montaione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno attivato anche l'elisoccorso, ma purtroppo per i due motociclisti non c'è stato niente da fare. Su disposizione della competente autorità giudiziaria, i corpi saranno restituiti ai familiari per effettuare i rilievi. L'area stradale interessata è stata chiusa per circa due ore. E un altro incidente si è verificato nel pomeriggio, stavolta a Bagnolo, lungo la via Vecchia Montalese, nei pressi dell'intersezione con via Loi. Intorno alle 15.30 due auto si sono scontrate frontalmente. Le condizioni dei due conducenti, di 38 e 42 anni, entrambi di Montemurlo, sono apparse subito gravi, tanto da essere condotti in ospedale in codice rosso. Uno dei due automobilisti è ricoverato in prognosi riservata al Santo Stefano, l'altro invece ha riportato la frattura del femore e si trova all'ospedale di Careggi. Sul posto è intervenuta la municipale di Montemurlo, che ha effettuato i rilievi ed è al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Gli agenti sono in attesa degli esiti delle analisi dell'alcolemia, che arriveranno probabilmente nei prossimi giorni, ed è stato disposto anche il sequestro di entrambi i veicoli.
E voltiamo pagina, traffico, rumori, degrado in via del Ferro, i residenti chiedono una nuova viabilità di collegamento con Campi Bisenzio, a protestare il comitato del Casone dei Guarducci a Santa Maria a Colonica. Traffico, degrado, incuria e inquinamento acustico. I residenti del Casone dei Guarducci in via del Ferro chiedono al comune di intervenire in quella porzione di Santa Maria Colonica per migliorare la qualità della vita dei residenti. Lo fanno dopo la petizione datata inverno 2022, a seguito della quale è nato il progetto di pista ciclabile che collegherà Paperino e San Giorgio a Colonica, la cui partenza dei lavori è prevista per fine anno. I temi toccati dal comitato sono molteplici. Il principale riguarda la viabilità. Il concetto di fondo è che va bene la ciclabile per allontanare le auto in transito da Via del Ferro, dai portoni e dalle finestre delle abitazioni, ma al contempo serve una riorganizzazione complessiva del traffico, intervento che non può prescindere dallo stop al transito di mezzi pesanti e furgoni che usano Via del Ferro e più in generale Santa Maria e San Giorgio a Colonica come scorciatoia per dirigersi verso Campi Bisenzio e Firenze. Da qui la proposta di prolungare Via Aldo Moro, farla passare attraverso i campi e collegare l'asse delle industrie con Via Narciso Parigi, dove insiste la rotonda che porta poi alla Villa e a Capalle a Campi Bisenzio. Ci vorrebbe più attenzione per quanto riguarda, diciamo, la pulizia del verde, i rumori e soprattutto per quanto riguarda anche la Via Aldo Moro, un prolungamento per la circolazione che vada e prosegua fino a Campi in maniera da togliere tutto il traffico pesante e leggero che viene utilizzato questa strada Via del Ferro, San Giorgio e Santa Maria Colonica come scorciatoia per il traffico proveniente da Prato verso Campi e viceversa. I residenti del Casone poi chiedono più sfalci dell'erba nelle aree pubbliche, disinfestazione da blatte e zanzare, una soluzione per il sottopasso abbandonato che conduce al macrolotto 2, la sistemazione dei tombini che creano costante rumore e barriere protettive contro i rumori provenienti dall'asse delle industrie. Infine una telecamera nel piazzale di Colonica contro le discariche abusive e un monitoraggio dell'altezza della collina di Inerti mantenuta da Barbarito. Sarebbe da prestare molta più attenzione per quanto riguarda gli sfalci che dovrebbero essere, diciamo, più frequenti nel periodo estivo e che l'unico sfalcio che è stato fatto in questo periodo è solamente ricorrente al fine maggio dell'anno in corso. Ancora la cronaca con i carabinieri che sono intervenuti stamani in un'abitazione di un 32enne poggese dove era stata segnalata l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Durante la perquisizione all'interno dell'appartamento dove era presente la madre dell'uomo, i militari hanno trovato in una stanza delle serre artigianali realizzate con alcune tende da campeggio nelle quali erano presenti una trentina di piante di marijuana e l'occorrente per la coltivazione intensiva, oltre a 600 grammi di sostanza già raccolta e materiale per il confezionamento. È venuta anche una pistola scacciacani con munizioni a salve. Quando il 32enne ha fatto ritorno a casa ha iniziato a offendere e minacciare i carabinieri, arrivando anche a spintonarne uno ripetutamente. Pertanto è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il 32enne era già stato tratto in arresto lo scorso anno per detenzione di stupefacenti. Adesso si trova presso le camere di sicurezza della caserma di Prato in attesa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere anche della coltivazione e della detenzione di marijuana. La politica con il PD pratese che attacca il governo per quanto riguarda la social card e più in generale per quanto concerne le politiche sociali. Poi ascolteremo anche la replica che arriva invece dalla parlamentare Mazzetti. Intanto il servizio riguardante il Partito Democratico. Il Partito Democratico di Prato contesta le scelte del governo in materia di sostegno alle fasce più deboli. Lo fa con un sopralluogo al mercato settimanale del villaggio Gescal, ascoltando le difficoltà delle famiglie ad arrivare a fine mese, ma anche illustrando le ricadute su Prato dei provvedimenti del governo Meloni. A cominciare dalla social card, il contributo di 383 euro per acquistare generi alimentari, una misura ritenuta insufficiente dal punto di vista economico e di platea degli aventi diritto, visto che a Prato
spetterà solo a 2151 persone. E abbiamo deciso di fare una campagna partendo dal basso. Ora siamo oggi in un mercato, in una delle aree popolari della nostra città, per parlare con la cittadinanza di quelle che sono le nostre proposte, ma anche di quello che sta avvenendo a livello nazionale. Ci saranno delle ricadute molto importanti, purtroppo negative, su quello che è il tema del sociale. Non basta una social card con 380 euro all'anno per comprare alcuni alimenti, quando in realtà il governo sta facendo tutt'altro sul tema del sociale. Elimina il fondo affitti, elimina tutte delle politiche anche sul reddito che veramente favorivano anche un percorso di autonomia delle persone e dell'uscita anche di stato di povertà. Pensiamo a Prato, oltre 700 persone percepivano il reddito di cittadinanza, adesso un terzo di queste probabilmente non avrà nessun tipo di sussidio se non appunto questa social card. L'altro fronte di critica è l'azzeramento statale del contributo affitti, che su Prato città significa rinunciare a 850.000 euro, cifra compensata solo dall'intervento del comune che ai primi 250.000 euro di stanziamento in bilancio ha poi aggiunto altri 200.000 euro nell'ultima variazione di bilancio e che poi utilizzerà altri 400.000 euro di residui. Il governo Meloni si sta accanendo sulle persone più fragili e sui più poveri, altro che prima gli italiani. Hanno abolito il reddito di cittadinanza e 400.000 famiglie rimarranno senza aiuti. Hanno abolito il fondo affitti e 630.000 famiglie italiane sono a rischio sfratto. E non ci basta la misera social card, in cui poco più di un euro al giorno finirà nelle tasche di pochi, perché sono esclusi gli anziani, le coppie senza figli e poche persone accederanno a quella misura. Vogliamo misure invece che aiutino le persone a uscire dalla fragilità e dalla debolezza di un contesto in cui non è colpa loro se finiscono in povertà, ma deve essere il governo a aiutarle per ritrovare un lavoro o avere strumenti che possono permettergli di arrivare a fine mese. E come dicevamo, al PD replica la parlamentare di Forza Italia Erika Mazzetti, che respinge le accuse e le restituisce al mittente. Lo ha fatto a margine di un convegno che si è tenuto a Prato. Il PD ha avuto 10 anni e oltre per prendere dei provvedimenti per la povertà. Mi sembra non l'abbia fatto e oggi ne paghiamo tutte le conseguenze. Però ora dobbiamo guardare avanti, dobbiamo risolvere i problemi agli italiani. L'economia sta andando molto bene nel nostro paese, gli imprenditori stanno investendo e lavorando molto nel nostro paese. Certo è che abbiamo dei problemi geopolitici che hanno colpito molto anche il nostro paese, fra cui anche l'aumento dell'energia, che è stato un impegno molto forte da parte del governo, l'aumento delle materie prime e oggi un'inflazione importante nel nostro paese che ha limitato il potere delle famiglie di acquisto. L'AIFIL, l'associazione fabbricanti delle insegne luminose, chiede semplificazioni rispetto delle normative nazionali. Come può intervenire il governo? La categoria nazionale del settore ha deciso di organizzare proprio nella nostra città di Prato un evento nazionale su un tema molto importante. È un tema forse un po' di nicchia, che molti di noi nemmeno ce ne accorgiamo perché ci sembra la normalità, la pubblicità sulle strade, ma non è così. Abbiamo la legge nazionale, la legge Madia, che aveva dato delle grosse migliorie su questo settore, che dava anche i tempi e modi di rilascio delle autorizzazioni molto più semplici e semplificate, con il silenzio assenso, che ahimè però non viene molto spesso applicato negli enti locali, soprattutto i comuni, province e regioni. Anche quest'anno, per tutto il mese di agosto, a Prato i parcheggi pubblici saranno gratuiti, sui display dei parchimetri sarà indicata la gratuità anche in inglese, gli automobilisti che lasceranno il loro veicolo in queste aree non dovranno quindi pagare il ticket previsto negli altri periodi dell'anno. Saranno gratuiti anche i parcheggi di Porta Fiorentina e Ebensee Nord, le cui sbarre d'ingresso e di uscita rimarranno alzate e verranno messi cartelli ai varchi e alle casse automatiche. Rimarrà invece a pagamento il parcheggio coperto del Serraglio. Si ricorda inoltre che ad agosto il calendario della pulizia strada resterà invariato e le vie dovranno essere liberate dai veicoli, come sempre. Cambiamo argomento, prosegue fino a domani il convegno per gli 80 anni del Codice di Camaldoli, organizzato dalla CEI, dalla Comunità di Camaldoli, dalla Conferenza Episcopale Toscana, Camaldoli Cultura e dal settimanale Toscana Oggi. Ieri pomeriggio al Monastero di Camaldoli è arrivato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Michele Francalanci. Importante convegno a Camaldoli per ricordare gli 80 anni del Codice, ricordiamo appunto un po' quella che è l'importanza e l'attualità di questo momento.
Sì, è un momento importante, torniamo a riflettere dopo 80 anni su un testo estremamente significativo per il cattolicesimo italiano del Novecento. Lo torniamo a fare con un convegno di storici, perché crediamo che la consapevolezza della storia sia fondamentale per trarre la giusta ispirazione dalla storia stessa. Il codice è stato spesso letto in modo forse retorico, forse con eccessiva retorica. Noi crediamo che osservato attraverso la lente degli storici ci possa fornire quelle ispirazioni importanti per tornare a ricostruire da cattolici e da cittadini al tempo stesso una società più giusta, una società plurale e una società anche aperta al futuro. È importante anzitutto l'attenzione data a questi 80 anni dal Codice di Camaldoli, perché vuol dire una comunità che è sensibile e attenta a custodire i valori della democrazia, i valori fondamentali, quelli che qui sono stati studiati, approfonditi, proposti grazie al lavoro che ha portato al Codice di Camaldoli. Quindi importante perché c'è una storia ma c'è un'attualità nel valore della nostra democrazia e dei principi ispiratori che sono allora e oggi principi di carattere cristiano. E poi certo importante, di grande rilievo, la presenza del Presidente della Repubblica. La sua presenza dice l'importanza del convegno e della tematica che viene affrontata. È per tutti noi un onore, per Camaldoli, e ricorda come questo luogo, Camaldoli, è stato fucina di democrazia, di riflessione, di partecipazione attiva alla vita del Paese, e ci auguriamo che continui ad essere così. Avvicinare ed ascoltare i ragazzi che frequentano la Movida, questo è l'obiettivo del progetto messo in campo dalla Diocesi di Prato attraverso uno speciale mezzo. Vediamo di cosa si tratta. Una lattina di Coca-Cola e un pacchetto di patatine in cambio di una chiacchierata. Il bus a due piani in stile inglese dell'Opera Santa Rita, messo a disposizione della Diocesi di Prato, ha come obiettivo quello di incuriosire i ragazzi per poter dialogare con loro. Il progetto nasce proprio con la volontà di ascoltare e avvicinare i giovani che frequentano la Movida del centro pratese. Quando vuoi parlare con una persona, la cosa più semplice è offrirgli da bere. Ed erano stupiti dal fatto di dire: ma perché le date gratis? E quando gli dicevi: ma perché io voglio parlare con te, quindi ti offro da bere per fare due chiacchiere, rimanevano colpiti e dicevano: questa è tutta un'altra storia. E sono venuti in tanti, per dire la sete che c'è di dialogare, anche con persone magari più adulte, a cui all'inizio danno del lei e poi si sciolgono e escono chi sono veramente. E la voglia che c'è anche di stare insieme, seduti a un tavolo, seduti insieme all'autobus o anche in piedi fuori dall'autobus con una lattina in mano e un pacchetto di patatine, o magari neanche quello, ma soltanto far due parole, perché tanti non chiedono neanche niente da bere, stanno lì e chiacchierano, fine. Coinvolgere e dialogare con i ragazzi, conoscere cosa desiderano, cosa pensano e come interagiscono, questa è la finalità del bus itinerante che ha incuriosito e fatto avvicinare più di 100 giovani per fare due chiacchiere. Da questo spunto semplice segue poi quelli che sono dei discorsi, dei dialoghi e soprattutto un ascolto da parte nostra e un parlare da parte dei ragazzi di quelle che sono le loro emozioni, i loro sentimenti, le loro sensazioni, ciò che hanno, quali sono le loro storie. Spesso ci dicono quello che stanno facendo, quello che vorrebbero fare, insomma ci raccontano un pochino quella che è la loro storia di vita e quello che potrebbe essere il loro percorso di un domani. Talvolta anche tra di loro scoprono cose nuove raccontando le loro storie a noi, quindi si ascoltano anche loro a vicenda e in questa maniera nascono e si rafforzano quelle che sono le loro relazioni. Opere piccole e grandi che raccontano frammenti di vita del collezionista pratese Carlo Palli. Stiamo parlando del nuovo allestimento che è stato inaugurato allo spazio lato in piazza San Marco. Vediamo. Carlo Palli Magazzino è la seconda mostra celebrativa dedicata al collezionista pratese, organizzata nello spazio lato in piazza San Marco, visitabili fino al 29 settembre. La mostra raccoglie vari oggetti personali provenienti dall'archivio di Carlo Palli, come la falce e il martello appesi al chiodo di Gianni Pettana, la macchina da scrivere o il computer portatile. Questa è la seconda tranche della mostra dedicata a Carlo Palli. La prima è stata lo spazio Mo, dove diciamo era l'omaggio alla persona,
mentre questa seconda mostra è dedicata alla collezione di Carlo, che è una delle più grandi collezioni, diciamo, in Italia ma anche in Europa. Sono oggetti della collezione, quindi parte anche della vita personale e lavorativa di Carlo Palli. Opere piccole e grandi che raccontano frammenti di vita di Carlo Palli, che ancora oggi, dopo 60 anni di attività, continua a collezionare oggetti nel suo amato magazzino. Un giorno è venuto a trovarmi, dice: perché non si fa qualcosa in galleria? Benissimo, sono venuti molte volte a scegliere l'oggetto, quello non andava bene, quell'altro non gli piaceva, quello sì, quell'altro qualcosa non l'ho potuto prestare perché va in altre mostre. Ecco, è nata così questa mostra, una mostra estiva. Io la trovo piuttosto interessante, loro la trovano bellissima, va bene, e bene, insomma, sono nate così per caso. E ci spostiamo adesso a Montemurlo, dove si è rinnovata la magia del banchetto rinascimentale alla corte di Cosimo I, una cena d'altri tempi con figuranti in costume, menù storico e animazione a cui hanno preso parte circa 150 persone. Adesso degli sbandieratori e musici del gruppo storico di Montemurlo nel suggestivo scenario di Piazza Castello alla Rocca ha preso il via il banchetto rinascimentale, l'evento che rievoca il convivio che precedette la famosa battaglia di Montemurlo. La cena, promossa dal comune col gruppo storico, ha confermato il suo fascino. Un menù con sapori d'altri tempi preparato dal ristorante La Taverna della Rocca, spettacoli di bandiere, danze e musiche rinascimentali, animazioni col giullare Lapo Botteri e lo spettacolo con il fuoco di Laura Baldini hanno regalato ai partecipanti una serata davvero unica. Per noi è molto importante portare avanti questa rievocazione, portare avanti la nostra storia, la nostra identità, la nostra tradizione, e il corteggio storico ci permette di farlo nel modo migliore. Ovviamente è un impegno che consente anche di far conoscere, di far vivere a Montemurlo diciamo una parte della sua storia, ma soprattutto è un'occasione ovviamente per stare insieme e per promuovere la storia nei confronti di tutte le persone e di tutti coloro che magari non conoscono questo fatto così importante della nostra comunità. Siamo veramente felici di essere qui in questo incantato borgo medievale, anche se il banchetto è rinascimentale, per raccontare la storia del nostro territorio. Il banchetto rinascimentale ha aperto così il programma degli eventi legati alla rievocazione della battaglia di Montemurlo del 1537. I prossimi appuntamenti saranno il 2 agosto in Piazza della Repubblica col gruppo storico che darà un assaggio del corteggio con una serata dal titolo Dentro la storia, attraverso la quale poter conoscere i protagonisti della battaglia di Montemurlo. Il 10 settembre invece per le vie di Ostia torna l'appuntamento con la 32esima edizione del corteggio storico. La rievocazione storica oggi è quel collegamento tra il passato e il presente, e oggi grazie anche all'apporto della Regione Toscana, che ci crede nel mondo rievocativo, noi siamo qui e progetteremo nei prossimi mesi iniziative per far sì che tutti i cittadini vengano a conoscenza di quello che è stato quel periodo storico. E adesso è arrivato il momento dell'agenda, gli appuntamenti in programma a Prato e Provincia. Domani in Piazza Mercatale, Mercatale Viva, mostra mercato dedicata al collezionismo, al piccolo antiquariato e alle occasioni di seconda mano. Domani sera ultimo appuntamento di Maliseti Birra più Festival alle 21.30, la Combriccola del Blasco in concerto. Alle 21.45 al Castello dell'Imperatore proiezione del film Gli Spiriti dell'Isola, mentre lunedì verrà proiettato il film Delta nell'ambito della rassegna Lunedì del Mabuse. Ancora domani alle 22 a Il Colibrì, lo spazio estivo del Circo Lorenzo Grassi di Narnali, proiezione del film Willy Signori e Vengo da Lontano di e con Francesco Nuti, ingresso gratuito. Alcuni appuntamenti per lunedì 24 luglio alle 21.30 al Giardino di Elisabetta, Viaccia, proiezione del film di animazione Taddeo l'esploratore e la tavola di Smeraldo. Alle 21.30 a Villa Giamari, Montemurlo in Music, concerto del coro etnico Agorà, direzione di Daniela Dolci. Sempre lunedì alle 21.15 nel giardino della chiesa di Bonistallo a Poggio a Caiano per il Festival delle Colline, Frida Bollani Magoni in concerto.
Infine lunedì alle 21.30 in piazza Matteotti a Carmignano, notte all'opera, le più belle aree della lirica italiana con un omaggio a Maria Callas per i 100 anni dalla nascita, con Matteo Michi tenore, Ilaria Casai soprano e il maestro Alessandro Cavallini al pianoforte. Ed è tutto, termina qua l'appuntamento con l'informazione e non mi resta che augurarvi una buona serata e una buona domenica in compagnia dei programmi di TV Prato.